Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel refettorio grande del convento dei frati minori cappuccini. Quando Padre Pio è giunto qui a San Giovanni Rotondo, questa era sede di un collegio serafico e il suo primo posto, come una targa ce lo ricorda, era proprio questo, era il refettorio grande. Il suo posto è dal 1918 al 1928, è stato proprio questo, proprio accanto al direttore del seminario serafico. Questo invece era il luogo abituale subito dopo il 1928, dove Padre Pio qui veniva a mangiare, o mangiava quello che poteva. Infatti c'è questo testo, Padre Pio ci ruba i figli. Si tratta di un testo di Padre Alessandro Cristofaro da Ripa Bottoni. Padre Alessandro ha voluto raccogliere in questo testo tutta una serie di testimonianze che i fratini hanno voluto lasciare. In questo testo lui ci ha regalato la storia di quello che accadeva anche in questo luogo. Ecco, com'era Padre Pio a tavola, com'era Padre Pio insieme ai suoi confratelli. Ce lo racconta proprio padre Alessandro da Ripa Bottoni, che raccoglie le testimonianze di tutti i fratini. Veniva a pranzo nel nostro refettorio, quindi in questo refettorio grande, insieme al direttore disciplinare, un religioso integerrimo, amante della regolare osservanza, austero. Con facilità dava punizioni per scontare in pubblico refettorio durante il pranzo. Quindi Padre Pio, vedendo in ginocchio col piatto in mano il ragazzo punito, a volte privato del cibo, soffriva molto e da buon padre si adoperava per farci dispensare dalle punizioni. Il rigore del direttore non ci dissolse però dalla nostra vocazione, scrive ancora il fratino, che poi diventò religioso e quindi diventò anche sacerdote. Padre Pio si cibava poco, racconta un altro fratino. Prendeva qualche boccone di spaghetti, di minestra, di verdura o di qualche altra vivanda secondo il cucchiaio di ogni giorno e distribuiva poi il resto a tutti gli altri fratini, alternativamente, un giorno ad uno, un giorno ad altro. Era buono, uguale e paterno con tutti. Racconta un altro fratino, dopo il ringraziamento della mensa si andava a baciare la mano al padre. In quel periodo Padre Pio portava i mezzi guanti e noi collegiali, l'uno dopo l'altro, con celerità incredibile, sollevavamo l'orlo del guanto e baciavamo la piaga. Nonostante che qualche volta ci bagnassimo anche le labbra di sangue, stillante dalle spaccature delle croste, oppure non prendemmo mai un'infezione. Padre Pio lasciava fare ai ragazzi, sapeva che le piaghe non erano infettive, anzi erano delle gemme preziose del Signore. Racconta un altro fratino che il suo pane colmava a turno quella fame rabbiosa che ci torturava, scrive. Infatti il cibo era scarso, date le inesorabili requisizioni di guerra. Lui, Padre Pio, distribuiva quello che aveva, anche lui, anche perché insomma erano pur tanto poche, ma comunque portavano lenimento a questi giovani ragazzi. Ricordo un altro collegiale, scrive ancora padre Alessandro da Ripa Bottoni nel suo libro Padre Pio ci ruba i figli, che nel 1916, quando ci furono influenze e malanni tra metà inverno e primavera, come il nostro padre direttore, nonostante le scarsissime provvidenze, fu provvido e sollecito, specialmente nel conforto della sua presenza. Mi consta che la carità della presenza al capezzale dei confratelli l'ha praticata, scrive padre Alessandro, religiosamente fino all'ultimo.